Secondo giorno di Civil Week, il meteo ci sta concedendo un po' di tregua, per fortuna, visto il lavoro che fate voi. Siamo in via Giotto, siamo in centro a Milano con un gruppo di volontariato che da anni, credo, si occupa di ripulire i muri della città. Salvatore è il presidente, credo, Coordinamento Comitato Milanesi. Noi stiamo raccontando una serie di appuntamenti in giro per la città in questo secondo giorno di Civil Week. Non potevamo non essere qua, questa ovviamente è una finzione scenica, io non sto assolutamente partecipando ai lavori del gruppo di volontari che in questo momento sta ripulendo un muro di via Giotto. Io vengo da Cascina all'interno a Baggio, mi sono precipitato bellissimo qua per questo collegamento e volevo conoscere voi. Raccontami, Salvatore, cosa state facendo, da quanto, dove, perché. Allora, il dove e perché è semplicissimo. Il muro era sporco e siamo venuti per pulirlo. E questo è il primo obiettivo che ci è riuscito. Il secondo obiettivo che non ci è riuscito, ed è opportuno dirlo, è che noi volevamo, come abbiamo chiesto, che ci fosse anche qualcuno della parrocchia, perché questo è un muro retrostante della parrocchia che è in piazza Wagner. Non è venuto nessuno. Perché voi intervenite su muri cittadini pubblici. Riteniamo che la parrocchia sia tutto sommato un soggetto pubblico, quindi interveniamo sulle scuole, sugli edifici del comune e in particolare anche su quelle della curia. Ok, però al di là di questo aspetto, da quanto voi operate sul territorio? Sono tantissimi anni, in particolare la Fabiola Minoletti. Adesso andiamo a conoscere. Esatto, anche lei. Questa è una delle tante attività che facciamo per sensibilizzare la gente. Certo. Difatti, oltre al fatto di non vedere qualcuno della parrocchia, noi volevamo lasciare, come dovremmo fare sempre, la latta con la quale abbiamo ripulito a disposizione, perché l'obiettivo è anche quello di far poi intervenire i più diretti interessati. Certo. Perché se uno poi, quando vede una scritta, non la ripulisce subito, il problema è doppiamente un fallimento. Quindi c'è un intervento, diciamo, di ripristino della situazione di partenza. Ma voi lavorate anche in una logica preventiva, cioè per fare in modo che i muri non vengano sporcati, perché sarebbe molto più facile il vostro lavoro. Allora, fate attività di sensibilizzazione. Allora, la sensibilizzazione è fondamentale, perché la gente deve capire che la città è di tutti e che bisogna fare in modo che questo obiettivo di cura della città ce l'abbiano tutti quanti, non buttando per terra mozzicone di sigaretta, cartaccia, plastica e quant'altro, come non sporcando i muri. Quindi è una questione più generale e questo è l'obiettivo che abbiamo, non è quello di pulire il muro e basta. Grazie mille, Salvatore. Andrei a conoscere Fabiola. Fabiola, ti devo interrompere un secondo dal tuo lavoro. Io metto giù questa cosa perché mi imbarazza in realtà non riuscire ad aiutarvi, ma devo correre a un altro appuntamento della Civil Week. Fabiola, raccontaci della tua esperienza. E dalla mia esperienza, perché non è soltanto limitata al pulire il muro, ma anche allo studio del fenomeno, alla sensibilizzazione della cittadinanza e anche delle istituzioni, perché ognuno chiaramente in questo progetto di una Milano pulita deve avere il suo ruolo e deve comunque praticamente e concretamente fare un qualcosa. Quindi noi, nel momento in cui puliamo una scritta vandalica, non è che praticamente siamo dei pulitori degli imbianchini, noi facciamo un gesto di riconquista della nostra città, il muro, la città, il quartiere. Quindi è importante che il cittadino veda in questo gesto proprio un gesto di recupero dei propri spazi e della vivibilità dei propri quartieri e della propria città. Quindi è per questo che è importante un lavoro sinergico, cittadini con le associazioni, i comitati di quartieri, le associazioni di categorie e anche però le istituzioni. Certo. Negli ultimi anni il fenomeno purtroppo del graffitismo vandalico, inteso non come street art ma scritte vandaliche, le tag, praticamente ha avuto un'impennata in Italia, nelle grossi centri urbani, proprio a causa dell'affermarsi dell'utilizzo del web, che quindi consente ai writer di creare con i social delle gallerie a basso costo che gli danno grande visibilità. Ed ecco che questo fenomeno è esploso. A Milano abbiamo avuto intorno al 2012 fino al 2018 una grande attività di contrasto attraverso un lavoro
con la procura, con la polizia locale, col comune di Milano, che ha portato a una decrescita del fenomeno. Purtroppo dobbiamo dire che in questo momento c'è una recrudescenza fortissima nella città dopo questi 2 anni di Covid. C'è una nascita di nuove crew, comparsa di nuovi tag, nuove modalità di imbrattamento, perché se voi fate caso, girate per la città, vedrete adesso delle tag di grandissima dimensione che si chiamano throw up, alti più di me, che praticamente creano ancora più danno estetico, cioè di grande visibilità, e danno economico, perché nel momento in cui io vado a pulire, chiaramente non è a costo zero, ma ha delle ricadute economiche, certo. E senza che tutti si dimenticano, e bisogna ribadirlo, delle cadute sull'ambiente, perché nel momento in cui si pulisce si utilizzano non tutti i materiali in base al tipo di tipologia di manufatto, sono a impatto ecologico zero, quindi è per quello che il fenomeno deve essere nuovamente seriamente attenzionato prima che sia troppo tardi, perché il grafitismo vandalico come un gas si espande. Quindi insieme io spero che queste iniziative, che chiaramente sono simboliche, però dobbiamo tutti imparare a occuparci l'esercente della propria serranda, un cittadino sensibilizzare affinché il proprio palazzo venga ripulito, e le istituzioni dovrebbero pulire i propri immobili, come banalmente, non so, anche le poste, centraline, le caselle, cioè ognuno deve fare la sua parte prima che sia troppo tardi. Un'ultimissima domanda, poi andiamo a seguire un altro appuntamento. Come vi sostenete? Cioè gli acquisti dei pennelli, dei secchi, di tutti i materiali? Allora, come accade? Allora, accade così. Io mi occupo di questo fenomeno insieme ad altri volontari dal 2005. Come si chiama l'associazione, ricordiamolo? Allora, io vengo come comitato Abruzzi Piccini, che siamo stati i primi a fare proprio... Perché è un comitato di cittadini intervenite su tutto il territorio milanese. Il primo evento di pulizia di un ambito territoriale è stato fatto nel 2000, ottobre del 2008, e quindi praticamente siamo quelli che hanno lanciato un po' l'iniziativa, certo. Insieme all'epoca c'era l'associazione Milano Muri Puliti, che c'è qui Carmignani, vieni, il fondatore, e poi con l'associazione Nazionale Antigraffiti. Attualmente faccio parte del coordinamento dei comitati milanesi. Come facciamo? Allora, quindi nell'arco degli anni abbiamo accumulato pennelli, secchielli che laviamo, ripuliamo, cioè quindi c'è tutto un lavoro di recupero anche per non creare diciamo inquinamento. Quindi ci recuperiamo tutto, laviamo le tute, quello che si può recuperiamo, chiaro, il problema grosso sono i guanti che non sono monouso, cioè non sono riciclabili in quanto monouso, e poi abbiamo il problema delle vernici. Certo. Allora, in questo caso ad esempio le vernici sono state gentilmente sponsorizzate da Rotary Milano Castello, okay. Quindi cioè loro prendono il conto e lo pagano, noi non tocchiamo mai soldi, e quando facciamo eventi, diciamo, insieme ad altri comitati di quartieri, facciamo le banali collette, cioè quindi andiamo nel colorificio di zona, cerchiamo di avere il costo, diciamo, più basso, quindi ci organizziamo così. Okay. Tendenzialmente noi non chiediamo mai e non abbiamo mai chiesto finanziamenti diciamo istituzionale, esatto. Ci siamo sempre organizzati in questo quindi modo. Quindi qua c'è una grande spinta dal basso che interviene. Sì. A questo punto fammi chiudere con un appello, visto che vengo dal mondo delle imprese, mi occupo di comunicazione pubblicitaria, in un momento in cui tutti parlano di purpose e fanno i fenomeni della sostenibilità e dell'inclusione con le pagine marketing della pubblicità. Qui c'è un'associazione, sono tantissime le associazioni che hanno bisogno di un sostegno anche dai privati. Bello sarebbe che aziende che producono vernice, aziende che producono pennelli, aziende che producono guanti monouso, aziende che producono tutto quello che può servire a questi gruppi di volontari nei diversi ambiti in cui impatta in maniera civica il loro lavoro, bello sarebbe se queste aziende mettessero un piccolo contributo, per loro piccolo ma per voi importante, per poter portare avanti questo lavoro con più leggerezza. Assolutamente, grazie, Fabio, grazie a voi, quindi noi non niente soldi, ma materiali sono sempre ben accetti. Grazie infinite. Grazie Fabio. Di cuore, grazie e insieme tutti, per ragazzi, la nostra città. Grazie.